Hai mai preso in mano un vecchio documento chiedendoti quali misteri potrebbero nascondersi dietro alla scrittura? Oggi la maggioranza delle persone non è più in grado di leggere le scritture antiche, oppure ti trovi nella posizione fortunata di saper leggere questi testi antichi, ma hai di fronte centinaia di scaffali stipati di libri e documenti proprio di questo tipo? La domanda sorge spontanea: come possiamo far sì che la conoscenza e le storie del passato diventino ricercabili e come possiamo garantire l'accesso alle generazioni future? Questo è esattamente il motivo per cui è stata creata la piattaforma Transcribus. Inizialmente la piattaforma è stata sviluppata nel quadro dei progetti europei Transcriptorium e Read. L'obiettivo di Transcribus è quello di fornire strumenti con cui poter riconoscere e trascrivere i documenti storici manualmente, ma soprattutto automaticamente. Per raggiungere questo obiettivo, Transcribus si affida al machine learning, cioè all'intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, Transcribus impara a tradurre scritture antiche in testo digitale. A tal fine, la piattaforma Transcribus viene prima addestrata con testi trascritti manualmente e le rispettive immagini. Attraverso questo processo vengono creati i cosiddetti modelli, ognuno dei quali può riconoscere una, ma a volte anche più scritture scritte a mano o stampate. È proprio qui che sta il potere di Transcribus. Si può addestrare Transcribus a riconoscere una grande varietà di scritture. La cosa migliore è che ci sono già quasi 100 modelli disponibili pubblicamente. Sono stati creati dalla diligente comunità di Transcribus e resi accessibili al pubblico. Come già menzionato, la piattaforma Transcribus inizialmente è stata sviluppata nel quadro di due progetti UE. Tuttavia, i progetti UE hanno una durata limitata. Per questo motivo, nel 2019 è stata fondata la cooperativa europea ReadCoop SCE. Più di 100 istituzioni e privati sono membri della cooperativa e quindi clienti e proprietari allo stesso tempo. In questo modo l'idea di base della cooperativa è in primo piano. Pertanto, il nostro motto è realizzare insieme ciò che non si può realizzare da soli. Gli archivi e le biblioteche sono la memoria collettiva di una società. Finora, però, sono stati inaccessibili per la maggior parte delle persone, perché nessuno sa più leggere i manoscritti. Inoltre, non è facile fare ricerche all'interno degli enormi patrimoni. L'obiettivo di Transcribus è proprio di rendere questi tesori dell'informazione accessibili a tutti.